vedete tutte queste chitarre, in realtà il repertorio che andremo ad eseguire non è originale per chitarra, ma per liuto, quello strumento che è lì davanti, uno strumento che potremmo considerare il predecessore della chitarra e che appunto dominava tutte le corti europee nel periodo rinascimentale. Noi abbiamo immaginato questo viaggio, questo lungo viaggio nelle corti europee, e ovviamente non poteva mancare una sosta a Trento, che noi faremo col secondo pezzo in programma, che è un ricercare di Simone Ginzler. Simone Ginzler nel 1523 dedica al cardinal Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, un libro di intavolature per liuto. Appunto lui era liutista, era il musico del palazzo. E ecco, nel giorno della festa della musica mi piace leggervi brevissimamente la dedica che Ginzler fa al suo principe, con il quale, con questa dedica, accompagna questa serie di brani musicali. È molto significativa proprio perché nel giorno della festa della musica immaginiamo che Ginzler abbia consegnato al cardinal Madruzzo, proprio qui forse in questa sala grande, la sua collana di brani. Spero tu voglia, principe, accettare benevolmente questi miei passatempi, e se essi sono lievissimi con la celebrità del tuo nome, diventeranno più profondi, verranno esaminati, approvati, conseguiranno grande diffusione e anche difesi dalle calunnie dei censori. Accettale, principe, e ricorda che ad Artaserse fu graditissima un'otre di acqua sporca, offerta con devozione d'animo da un mio amico.